Siamo con Stefano Piccardo, allenatore del Real Deva. Secondo tempo in sofferenza, comunque secondo big match dopo quello con Rapido Nozzargo, siete usciti ancora una volta indenni. A questo punto continuate a nascondervi o puntate veramente a salire? Grazie. Allora, rispondo prima alla domanda, poi faccio un'analisi tecnica della partita. Allora, noi non ci nascondiamo, noi giochiamo, chiunque persona venga al campo a sabato gioca per vincere. E i ragazzi ci sono, la squadra c'è, stiamo lavorando su alcuni movimenti che magari ci mancano e veniamo qua, siamo venuti qua per fare risultato, ho giocato con tre punte, non mi sono nascosto a mettere quattro difensori, marcatura uomo su Geniale, su giocatori che magari hanno ben più blasone e si vede anche durante la partita. La mia partita di oggi abbiamo giocato con un'intensità altissima perché loro comunque sono una squadra atleticamente alla nostra portata come noi, perché noi lavoriamo tanto. Abbiamo giocato con la difesa molto alta nel primo tempo apposta per tirare fuori Geniale dalla sua zona gol. Ci siamo riusciti per un tempo. Chiaramente sono meccanismi che vanno acquisiti durante una stagione, durante anni, durante situazioni, però fondamentalmente ho visto delle buonissime impostazioni di gioco e comunque è vero, abbiamo subito il secondo tempo causa una nostra palla pulita nei nostri piedi, non faccio recrimine alla Cogornese, abbiamo preso rigore. Che probabilmente i sei ma non esistono nel calcio, mi viene da dirlo, probabilmente con una palla pulita nei piedi nostri prendere gol è come dire andare a caccia con l'arco senza frecce. Tornate a prendere gol dopo sei partite, anche se solo su calcio di rigore, e comunque la vostra difesa, gol a parte, nel momento di maggior pressione della Cogornese è stata ottima. Giusto, stasera
Stasera abbiamo avuto tra il primo e il secondo tempo una discussione calcistica dentro il nostro spogliatoio tra proprio i difensori. Ho due, tre, quattro giocatori di altissimo livello. Faccio i nomi perché mi fa piacere anche ringraziarli per quello che stanno facendo fino adesso. Davide Scarsella, capitano anche della nostra squadra, e Andrea Casella, che fino adesso stanno giocando. Poi abbiamo un ragazzino giovane che è Andrea Parisi, Matteo Parisi, che è eccezionale, e i due esterni che uno lo conoscono in queste categorie, che è Omar Tealdi e Alex Menza. Noi cosa stiamo facendo? Stiamo facendo in modo tale da giocare con una difesa molto molto ermetica, ma anche molto vicina ai centrocampisti. Ora, i sei gol, le sei partite senza gol, sono contento per i ragazzi perché se lo meritano. Il gol di oggi è io marco rigore, Marco Bello, siamo sempre da quella idea. Siamo usciti con la palla nei piedi nostra e siamo tornati a prendere gol. Quindi i movimenti sbagliati della mia difesa oggi non posso dirne. Posso fare solamente complimenti alla Cogornese, perché comunque è una squadra di grandissimo livello, gioca al pallone, fa giocare al pallone, e mi sento oggi finalmente di fare complimenti ai miei ragazzi, anche se ci siamo parlati accesamente negli spogliatoi, che sono una squadra col carattere che può dar fastidio a queste squadre organizzate già dall'estate con dei budget molto superiori ai nostri. Sono contento di essere tra loro a giocarmi tatticamente e tecnicamente le partite, anche perché noi abbiamo giocatori, comunque, senza togliere alla mia difesa, abbiamo giocatori a centrocampo che possono fare categorie ben 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 oltre, quindi complimenti ai ragazzi. Citando uno di questi giocatori, oggi non è stata forse la sua miglior partita, comunque ha fatto il gol del 1-0, questo basso in seconda che ci sta a fare? Io vorrei avere la facoltà di non rispondere. Allora, Jimmy è un ragazzo di Deva, è un valore sia calcistico che umano della nostra terra, del nostro paese. Noi stiamo facendo un progetto di portare tutti i ragazzi di quella leva, di Jimmy, perché c'è anche Edo Gianelli, non dimentichiamocelo che anche lui è un giocatore che è venuto d'eccellenza. Hanno sposato quest'estate questo progetto e io sono in dovere, in obbligo quasi mi sento, di farli arrivare a più alti possibili, e io ci metto il 100% in più avendo questi ragazzi che danno sia contributo a noi come calcio, sia contributo come Deva, come paese, che si merita ben ben altre locazioni, che una terza, una seconda e altre categorie che poi oggi sono lontane. Siamo con Diego Guattelli, allenatore della Cogornese, 1-1 contro il Real Deva, primo in classifica. La squadra, soprattutto nel secondo tempo, ha cercato comunque di imporre il suo gioco. Forse manca qualcosa a questa squadra nelle partite veramente importanti per fare quel salto di qualità che le permetterebbe di balzare in testa alla classifica? Ma guarda, ti dico, se sabato scorso alla fine della partita era ancora alla ricerca di un riscontro, oggi l'ho avuto e dopo un primo tempo equilibrato, dove siamo andati immeritatamente in svantaggio sull'unico tiro in porta che hanno fatto nei 90 minuti gli avversari, che dobbiamo sempre tenere di conto che sono primi in classifica, nel secondo tempo devo dire che abbiamo avuto, così come domenica, pur giocando meno bene di oggi, abbiamo avuto una reazione d'orgoglio. A mio modo di vedere meritavamo i tre punti, ma senza nessuna discussione. No, oggi non direi, io credo che la squadra oggi abbia fatto la partita che doveva fare. D'altronde non mi piace, come dire, rimarcarle, ma avevamo assenze e tutte nel reparto offensivo, quindi sicuramente abbiamo dovuto un attimino rivedere il gioco della squadra, pur giocando con un assetto simile al solito. Secondo me oggi meritavamo assolutamente tre punti. Il rammarico è, senza appellarmi alla fortuna o alla sfortuna, spero che alla fine della stagione, dicono che poi alla fine fortuna e sfortuna si compensano, insomma io tengo di conto che abbiamo fatto due punti e subito due gol dalla prima classifica, da Real Deva e da Rapino Zargo, e abbiamo subito due gol con un tiro in porta, perché sabato scorso è successo l'infortunio del portiere, non ci ha mai calciato. Oggi azioni pericolose, tranne quella del gol, che tra l'altro è stato un errore nostro, ma una bella azione da parte loro, e non ha mai calciato un porta. Il rammarico è quello di non riuscire, come dire, ad avere quel briciolo di fortuna. Oggi abbiamo respinto due palloni sulla riga, insomma, voglio dire, basta guardare le immagini per vedere che, insomma, se c'era una squadra che doveva vincere eravamo noi. Siamo ancora all'undicesima, cioè non è che mi preoccupo del fatto se siamo due punti meno del Real Deva o meno,
Credo che se noi continuiamo sulla strada di oggi possiamo dire la nostra insieme alle altre 5-6 squadre che sono in classifica con noi. L'atteggiamento di sabato scorso non mi è piaciuto. L'unica nota che è stonata sia la settimana scorsa che oggi, che alla fine abbiamo trovato due squadre che hanno fatto anche loro dell'agonismo, la loro virtù maggiore, per l'ennesima volta ci troviamo con un espulso a testa e oggi devo dire che veramente ha preso una topica allucinante l'arbitro, perché geniale protestato su un fuorigioco fischiato, che tra l'altro era in linea, il fuorigioco era assolutamente inesistente. Non ho mai visto l'arbitro in nessuna categoria espellere il giocatore avversario perché gli dice il giocatore, perché chiede, dice: arbitro, questo non era fuorigioco. Insomma, io non so cosa abbia capito, se ha voluto compensare l'espulsione loro. Comunque, la cosa che mi dispiace è che tutte le volte io sono penalizzato perché mi manca un giocatore, due giocatori assolutamente, perché l'arbitro compensa delle situazioni che non esistono. Io dico, la nostra squadra prova a giocare, a un certo punto se gli altri si caricano di falli, a un certo punto vengono espulsi, non vedo perché poi alla fine dobbiamo riequilibrare le forze in campo inventandoci qualcosa. Non mi piace parlare dell'arbitro in questi termini, oggi è data così. Lui dice che ha capito questo, sinceramente noi siamo penalizzati per il futuro, insomma ha espulso geniale, che per noi è una cosa fondamentale. Appunto, parlando dell'assenza di Geniale per la prossima partita, capocannoniere di questo campionato, quanto peserà questa assenza? Ma l'assenza di Geniale ci pesa, come oggi c'è pesata quella di Picciaro, come c'è pesata quella di Ovindo che ha avuto un problema, come c'è pesata quella di Bottara che era in vacanza, o di Lusardi che era squalificato. Le assenze pesano sempre, quella di Geniale è un po' più pesante. Ho l'impressione, guardando i numeri, mi viene che dico: caspita, ma è possibile che alla fine escano i giocatori nostri attaccanti, escano a pari numero come gli altri difensori? Cioè, allora poi chi viene a vedere la partita vede una squadra che prova a giocare al calcio, forse, ripeto, l'ho già detto in altre occasioni, anche troppo per la categoria, a mio modo di vedere, e ho già detto tante volte che non so quanto paghi, e alla fine ci troviamo con i nostri attaccanti che hanno stessa munizione di espulsione dei difensori avversari, che stanno per 90 minuti aggrappati alla maglia, o insomma fare quello che devono fare. Però ad un certo punto, se la squadra gioca, l'altra difende, lotta e dà anche qualche colpo legittimo, si gioca al calcio, ci mancherebbe. Non è possibile che poi alla fine venga espulso una punta perché dice: arbitro, ma non può fischiare un fuorigioco di questo genere, insomma. Quindi da questo punto di vista l'assenza di Geniale peserà, non avremo ancora Ovindo, però insomma quantomeno riavremo Picciaro, riavremo Lusardi che hanno finito le squalifiche, andremo a giocare contro una squadra che credo che si sia rinforzata in questa campagna di dicembre, così come si è rinforzato il Monelio che incontriamo la domenica dopo, ma noi d'altronde dobbiamo incontrare tutti, abbiamo ancora 19 partite davanti, alla fine facciamo i conti. Sicuramente non c'è una squadra che è in grado di ammazzare il campionato, non ci sono squadre del materasso, il campionato come ho sempre detto molto equilibrato. Se il Real Deva è primo in classifica, vista la partita di oggi, sono fiducioso, insomma.